ripartiamo con l'amico Rimoldi che chiede un video su storia di karate, pugni e fagioli. Tra un po' Rimoldi ti chiederò i soldi per tutti i video on demand che mi stai a far fa. Beh, era un filmetto. E lui però nel suo post parlava di Ivao Yoshoka. Ora, io Ivao Yoshoka l'ho conosciuto nel 79, mi ricordo, era stato invitato al matrimonio di un mio cugino che era suo allievo, perché Ivao Yoshoka, saprete forse, era uno dei più noti istruttori di karate in Italia, poi se ne è ritornato in Giappone, dove è diventato ancora più importante, capo di una federazione, insomma una leggenda del karate giapponese, anche se oggi è anziano e c'ha la panza. All'epoca non era anziano, non c'aveva la panza, era forte, gli dava alzava dei gomito, insomma circolavano molti aneddoti su lui che aveva sdraiato un po' di persone fuori da qualche locale perché era uscito sbronzo e quindi aveva ammucchiato un po' di gente sul marciapiede a colpi di karate. Ma Ivao Yoshoka era anche apparso in Sandokan, un ruolo breve ma molto bello, molto dinamico. E il film era una sciocchezza, una coproduzione fra Italia e Spagna, e come erano quasi sempre i western italiani, chiaramente raccoglieva tardivamente l'eredità del western spaghetti e la sposava al kung fu, al karate, alle arti marziali, come già facevano nello stesso periodo Il mio nome è Shang Tsung e come avrebbe poi fatto più costoso ma non necessariamente più divertente Là dove non batte il sole. E era la storia di un gruppo di desvitati, dei poveracci, dei truffatori, dei avventurieri che si mettono insieme per liberare la figlia di un banchiere, di un pezzo grosso, che è stata rapita dal generale messicano Espartero, che era al solito Fernando Sancho, quindi era tutto buttato sul ridere, era Trinità col karate. Ecco. Il protagonista era Dean Reed, questo singolare personaggio, un attore e cantante americano, bravo in entrambi i sensi, un po' Terence Hill con gli occhi cerulei, che poi in realtà era una spia comunista e infatti morirà in circostanze non proprio chiarissime, lo trovarono annegato in Russia mi sembra, o dove era, non me lo ricordo adesso il posto, ma è uno dei pochi americani sepolti al Cremlino. Era considerato una spia dei comunisti in Italia, o secondo altri poteva essere anche uno del controspionaggio, cioè che faceva finta di essere del KGB ma in realtà essendo americano. Ma è un personaggio notissimo in America, c'è anche un'università, c'è una facoltà a lui dedicata mi sembra. E lui tra l'altro lavorò anche in un film divertente uscito nello stesso periodo che era Sotto a chi tocca. E questo film qua fu un discreto successo in realtà, perché tra i 100 maggiori incassi del 73 questo stava all'88esimo posto, cioè aveva incassato di più di La morte nella mano, che era stato un discreto successo, e di Palma d'acciaio, Un turbine di violenza, che era stato un discreto successo. Quindi questo pure fu un discreto successo, probabilmente incassò intorno ai 200-250 milioni di lire, che erano pochi rispetto ai grandi successi da allora, ma per un film così fu un'operazione non in passivo ma in attivo. C'era anche Fernando Sancho qui in questa scena con Ivao Yoshoka, l'ho già citato. C'era poi Chris Huerta, altro corpulento caratterista del western italiano. C'era l'immancabile Sal Borgese che vedete qui a destra, carissimo amico che saluto e che è stato un po' il nostro karateka nei film italiani, apparso anche nel film di Hong Kong Crash che botte strippo strappo stroppio con l'Olier. Che dire di questo film, che è una ragazzata, è una burla, è uno scherzo, però è uno scherzo d'epoca, è uno scherzo anni 70, quindi se lo trovate un'occhiata dategliela.